Francesca, e volevo mostrarvi il migliore dei regali di Natale che ho ricevuto quest'anno, cioè un miele, però non è un miele normale perché questo miele ha all'interno il favo. Che cos'è il favo? È una parte dell'alveare. Io sono molto emozionata perché da molti anni adoro le api, come potete vedere sono a casa dei miei genitori e sono fortunata perché ho questo bellissimo albero alle mie spalle e io trovo che le api siano eccezionali. Sappiamo tutti che dalle api dipende la sopravvivenza del nostro pianeta, però c'è qualcosa di più, le api hanno qualcosa di spirituale, di magico, racchiudono in sé il mistero della vita e quindi io sono estremamente emozionata perché conoscendo abbastanza il mondo delle api, ecco qui, questo è il favo. Vedete che è pieno di miele perché giustamente si può vendere anche così, quindi il favo si può pulire con un macchinario e quindi estrarre il miele oppure si può vendere il favo con all'interno direttamente il miele. E chiaramente il favo è fatto di cera. Io l'ho assaggiato già, ora lo assaggerò davanti a voi e posso dirvi che chiaramente sa di cera e di miele. Allora, sembra un chewing gum perché la cera, per quanto tu la mastichi, ovviamente rimane cera. La cera è commestibile, io non lo sapevo. È assolutamente commestibile e oltre ad essere commestibile, stimola l'intestino, però la cera, perdonatemi, ecco qui, scusate, la cera non è assolutamente buona perché sembra come una gomma da masticare, come un chewing gum. E quindi io mi sono soffermata sulla bellezza di questo favo che è fatto di celle esagonali. Il motivo per cui sono esagonali è che è la forma migliore per quanto riguarda le energie da dispendere da parte delle api per costruire queste celle all'interno delle quali vengono messe le larve e anche viene immagazzinato il miele. E quindi questo favo è come un'architettura perfetta. Queste celle esagonali che, come potete vedere, vengono messe a strati, qui possiamo vedere due strati, no? E hanno questa forma particolare che molti matematici hanno trovato come la forma perfetta. Quindi le api sono degli architetti eccezionali e sono riuscite a creare questa forma che, oltre a richiedere la minor fatica e la minor quantità di materiale possibile, cioè di cera possibile, è anche una forma estremamente forte. Cioè l'alveare, pur essendo fatto di cera, che è un materiale molto fragile, resiste anche per anni l'alveare e ha una forza incredibile. Quindi le api sono dei grandissimi architetti, dei grandissimi ingegneri. E è magico, è fantastico. E vi dico, ci sono delle cose incredibili da dire. Io non mi sono preparata abbastanza, ma bisogna essere spontanei. Credo che la cosa più incredibile, che forse già sapete, continuo a mostrarvi questo perché credo che sia veramente interessante. Si sta tutto spaccando perché essendo di cera è molto molto fragile. Ce n'è un altro pezzo dentro. Come ben sapete, il miele fa estremamente bene. Io ve lo consiglio soprattutto in questo periodo in cui si parla di salute. Il miele è veramente fondamentale. E è incredibile che per fare 1 chilo di miele un'ape deve volare 150.000 km, cioè deve fare il giro della Terra 3 volte, perché chiaramente girando da fiore in fiore, deve percorrere 150.000 km per fare 1 chilo di miele. Il miele ha un valore incredibile, è veramente una sostanza estremamente preziosa. E pensate che il miele non scade, cioè gli antichi egizi avevano lasciato del miele dentro alle piramidi e a distanza di 5.000 anni il miele era ancora commestibile. Il miele dura per sempre. Io vi invito a riflettere su questa cosa, cioè il miele non scade. Io credo che la vita sia eterna e credo che le api lo dimostrino attraverso questo, cioè il fatto che il nutrimento creato dalle api dura per sempre, è incredibile. E un'altra cosa incredibile è che per fare 1 chilo di cera servono 12 chili di miele. E per fare un chilo di miele servono una cosa come 2
12.000 api, scusatemi, mi sto un po' confondendo, però sì, i numeri sono pazzeschi, quindi immaginate quanta fatica ci vuole per fare un chilo di cera. Infatti la cera costa tanto, se voi comprate le candele di vera cera d'api, lo sto distruggendo, oramai è distrutto, e vabbè, l'ho distrutto perché chiaramente toccandolo si rompe, però ancora potete vedere le celle delle api, no? E quindi la cera ha un valore estremo, infatti se voi comprate una candela di vera cera d'api costa sempre tanto, perché cioè come minimo 10 euro, in quanto la cera è estremamente preziosa, ci vuole una fatica estrema per realizzare un chilo di cera da parte delle api. E vi dico, ci sarebbero tantissime cose da dire, perché le api sono veramente... Vorrei prendere l'altro pezzo di favo che è meno rotto per mostrarvelo. Eccolo qui, questo è meno rotto, e però si vede poco. Comunque sì, è veramente incredibile. E volevo dirvi altre cose, che insomma, penso che le due cose principali che volevo dirvi erano che prima di tutto le api costruiscono l'alveare stando tutte insieme, le api operaie lavorano insieme e come conoscono il progetto e comunicano tra di loro attraverso le loro zampette e si danno delle informazioni su come costruire l'alveare, che è appunto questo, il favo, e non potrebbero mai farcela da sole, quindi... il mondo delle api ci insegna come l'unione fa la forza. Le api non potrebbero mai affrontare una quarantena o un lockdown, perché un lockdown le ucciderebbe, loro devono per forza rimanere tutte insieme, e io credo che noi uomini siamo molto più vicini al mondo animale della natura di quello che pensiamo. Infatti questo lockdown ci ha fatto molto male, e quindi credo che il mondo delle api ci insegni a stare insieme e a collaborare, a cooperare, perché solo la cooperazione delle api, come la cooperazione degli esseri umani, può creare un equilibrio. Appunto, l'ape è un animale sociale ed è incredibile, è pazzesco pensare a cosa può creare un'ape. E poi l'altra cosa che volevo dire, che chiaramente sapete già, è che il pianeta rischia di morire per colpa del fatto che le api stanno morendo, perché più di 4.000 tipi di verdure, per dire, ma solo in Europa, ma sono molti di più, rischiano di scomparire se le api muoiono. Quindi se voi voleste fare una cosa nobile dovreste iniziare un'attività di apicoltura, in quanto se ci fossero più api al mondo molte specie di piante, di fiori verrebbero salvate. E quindi... voi capite bene che se la natura muore, moriamo anche noi, ed è realmente così, perché cioè, se non abbiamo più niente di cui cibarci, se non abbiamo più piante che producono l'ossigeno, se la temperatura continua ad alzarsi, noi rischiamo la nostra vita. Quindi io penso che questo tema dell'inquinamento, delle api che muoiono, sia estremamente più importante del Covid. Cioè la nostra attenzione è andata sul Covid, quando doveva andare sulle api, quando doveva andare sulla barriera corallina che sta morendo, sull'inquinamento, sulla plastica. Queste sono le tematiche importanti che sicuramente già conoscevate, però non si può mai sapere, no? Magari anche una persona come me riesce ad influenzare anche una sola persona. Quindi se per caso avete un giardino o una terrazza, perché si può fare anche in terrazza, non è facile, bisogna fare un corso di apicoltura, non è facile, però si può assolutamente iniziare un'attività di apicoltura, e quindi non solo avere del miele, che è una sostanza estremamente positiva per il nostro organismo, io consiglio 2 cucchiaini di miele al giorno per la salute, ma anche venderlo e anche salvare il pianeta, in quanto appunto le api attraverso l'impollinazione aiutano la riproduzione di diverse piante, vegetali e fiori. Quindi io questo volevo dire, concludo raccontandovi, giusto così, tanto per concludere, che forse già sapevate che l'alveare è composto dalle api operaie, che sono api femmine non fertili, e le api operaie non potranno mai procreare, quindi le varie larve sono tutte
generate dall'ape regina. Cos'è l'ape regina? È un'ape normale che però è stata estremamente nutrita quando era una larva. Infatti, le larve ricevono la pappa reale solo per i primi 3 giorni di vita. Invece, l'ape regina mangia la pappa reale, che è un miele però molto più nutriente, per tutta la vita e di conseguenza è molto più forte ed è fertile e crea l'intero alveare. Quindi l'ape regina ha questo ruolo incredibilmente importante di creare tutto l'alveare. Però in realtà sembra quasi una privilegiata, in quanto solo lei può fare l'amore e fa l'amore con i fuchi, che non so se sapete cosa sono. I fuchi sono queste api maschio che anche loro hanno un trattamento diverso. Per esempio, le celle, appunto, come vi mostravo, queste celle esagonali, le celle dei fuchi, che sono le api maschio, sono più grandi, anche loro ricevono della pappa reale. E i fuchi non possono pungere e la loro funzione è quella di fare l'amore con l'ape regina. E una volta che avranno fatto l'amore con l'ape regina, moriranno. E sono molto strani i fuchi, dovete guardarli perché hanno proprio un aspetto diverso. Quindi l'ape regina, una volta l'anno, fa questo volo sciama e fa l'amore con questi fuchi e poi, appunto, può creare le larve e rimane incinta e quindi crea l'alveare. Però voglio concludere dicendo che questo ruolo, diciamo, fortunato dell'ape regina, che non deve lavorare e che può fare l'amore, in realtà è anche una condanna, perché lei non può, deve rimanere sempre dentro l'alveare, quindi il suo privilegio diventa in realtà una grande fatica. E alla fine della sua vita l'ape regina viene uccisa dalle api operaie. Invece le api operaie possono stare insieme, possono volare, quindi sembrano sfortunate perché devono lavorare di più, però in realtà, in fin dei conti, le api operaie hanno una vita più felice rispetto all'ape regina. Quindi, niente, io ho voluto raccontarvi questo per farvi anche riflettere sulle dinamiche della società, che alcune persone sembrano più fortunate, ma in realtà non lo sono, e altre che sembrano più sfortunate, in realtà sono più fortunate e che comunque ci sono diversi ruoli e che bisogna rispettare gli equilibri sociali. Ecco, quindi io voglio concludere dicendovi: uno, mi raccomando, ricordatevi che l'unione fa la forza e che il lockdown è assolutamente contro la natura e le api lo dimostrano, perché le api possono sopravvivere solo collaborando tutte insieme, stando tutte insieme, addirittura toccandosi, no? Perché se le api non si toccano non possono comunicare tra di loro. Due, che se iniziaste un'attività di apicoltura o anche semplicemente comprare più miele, mangiare più miele, visto che fa molto bene alla salute, è una cosa che vi consiglio con tutto il cuore. Comunque, promuovere qualsiasi attività di apicoltura vuol dire fare del bene al pianeta. E la terza cosa è ricordatevi che ognuno ha il suo ruolo sociale e non bisogna invidiare gli altri ruoli sociali, perché non è detto che siano più facili o più fortunati e dobbiamo tutti svolgere il nostro ruolo con gioia e sentendoci importanti per quello che facciamo, ecco. Quindi io vi saluto dal favo, dall'alveare di cera che ho appena assaggiato, che è commestibile, che come vi dicevo sa di cera, quindi lo mastichi e non continui a masticarlo, ma chiaramente un po' come una gomma da masticare. Non è cattivo, però tanti lo sputano, però se per caso lo mangi, stimola l'intestino e male non fa. Quindi vi saluto, ciao ciao da Francesca, dal miele con dentro il favo, che è tra l'altro un'idea molto carina. Lo trovate all'Aldi, che è un supermercato estremamente economico, quindi questo miele costerà 6 euro, è un miele molto economico e lo potete trovare anche qui a Mestre. Ciao ciao a tutti, buon lockdown e dai, domani siamo zona arancione, quindi buon lockdown a tutti, un bacione da Francesca. Mangiate più miele e pensate ad iniziare un'attività di apicoltura. Ciao.